E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con Elec è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di raggiungere e superare almeno gli 80 like per il prossimo episodio. Ed eccoci qua di ritorno con mia estrema remora, direi, perché veramente ragazzi quello che abbiamo visto la volta scorsa è stato estremamente raccapricciante. Abbiamo incontrato un nuovo nemico, è una maestra di regola che ha l'orrida capacità di poter allungare il proprio collo, ragazzi. E come avete potuto vedere dalla mia reaction e avete potuto leggere dal titolo appunto dello scorso episodio, è sicuramente una delle cose più raccapriccianti che io abbia visto negli ultimi tempi. Non so perché mi fa questo effetto così intenso, ma sapete benissimo ragazzi che le mie reazioni sono sempre sincere e quindi che vi dico sempre quello che penso. Per cui purtroppo la volta scorsa eravamo arrivati qua e almeno un paio di voi mi hanno detto: e non hai ancora visto niente, preparati perché il prossimo episodio sarà davvero terrificante. Sicuramente una buona ottima notizia, come un'ottima notizia il fatto che io mi sia persa anche dei cappelli nel frattempo. Ma questo ragazzi era appunto più che ovvio, perché sapete benissimo che già solitamente non ho un buon occhio per notare certi dettagli e certi particolari. Se ci mettete pure il fatto che in panico, sicuramente il panico non mi aiuta da questo punto di vista. Sto sentendo un casino allucinante, io mi chiedo che diavolo stiano combinando di qua. Sì però, Gino, forza, non mi deludere Gino. Una cucina, ok. È qua che cucinate la roba che preparate per la mensa, ragazzi. Non vi vergognate manco un po'? Sembrerebbe di no. Secondo me questa ha tutta l'aria di essere... Ma che voglio? No, ma si sa arrampicare. Ma che cazzo? Allora, ragazzi, io pensavo che questo sinceramente fosse un cappello, perché è illuminato in una maniera un po' diversa dal resto, però... Niente, per una volta che pensavo di aver notato qualcosa di diverso. Ehi, hai notato proprio male, giocherina. Per cui, allora, state buoni, perché te spacco la testa a te e pure a te se viene a rompere i maroni. No! Che lentezza, Gino! Troppo lento, Gino! Poi ricordiamoci, tra l'altro, ragazzi, che la volta scorsa hanno anche rapito Six. Non sappiamo che ne sia stato di lei, per cui vi è qua, merda. No! Se ne ho anche per te. No, 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 tempismo pessimo di nuovo. Tempismo pessimo di nuovo. Perché? Perché se famo prendere dal panico, no? Giustamente. E quindi io devo premere inesorabilmente subito X. Ovviamente. Ovviamente, giocherina, eh. Famo delle magre figure di merda pure oggi. I mortacci tua, via, c'è merda. Ma che cazzo, Gino? Ma allora hai qualche problema di mira, figlio mio, eh? Hai qualche problema alla vista? Col sacchetto in testa mi rendo conto che la cosa non sia molto facilitata, ma io oserei consigliare una visita da un qualche oculista. Perché cazzo, regà, cioè, ma posso sbagliare 4 volte di fila? Dai, su. Viecce pure te. Ma no! Ma dai, regà. Cioè, invece, allora, cioè, mi devo innervosire, non siamo manco a 5 minuti di episodio, mi devo già innervosire, su, via, non posso essere così imbranata. Cioè, la vedo veramente difficile. Ok, con calma e sangue freddo. Che cosa sto sbagliando, amore mio? Oggi niente bravo Gino, mi dispiace Gino, ma... Oggi proprio niente bravo Gino.
Iniziamo proprio alla grande, ragazzi. Tra l'altro non ho neanche tanto tempo a disposizione per registrare effettivamente, quindi è ovvio che fai, non inizi sbagliando tipo almeno una quindicina di volte la stessa parte. E certo. A questo punto mi chiedo se è questo quello che devo fare. Se li devo accoppare davvero tutti. O se devo correre come una disperata. Magari. Vabbè! Ok, non è di qua che devo andare. Ci vuole calma e sangue freddo e la bestemmia. Che sto per tirare. Oi 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 oi. Calma. E la bestemmia. Calma. Yeah. Che c'è che non va oggi, li mortacci mia? Che succede? Non riesco tanto a spiegarmelo, sinceramente. Perché se mettono a disposizione questo per accopparli, è che evidentemente bisogna accopparli. Viece pure te? Ah. Ok, era questo quello che devo fare. Ci ho messo una vita per farlo. E ovviamente dobbiamo indossare questa per poter passare di là. Minchia, pesa, eh. Pesa sta merda. Ammazza, ma che è quella roba? Ma che ve magnate, ragazzi? Voi non fate caso a me, vero? Ma che state a combinare, raga? Oh. Pure i bulletti ci stanno. Ma che state a fare? Oh. Ve tengono in riga in classe, ma qua fate il cazzo che ve pare. Mamma mia, che disastro, ragazzi. Che disastro. Ma dovete sta buoni, dovete sta buoni. Se no chiamo la maestra. La maestra Peppina. Stava per tirarmelo in testa lo stronzo. Pensate che disastro se si accorgessero che... Io non so che dire. Guardate che chiamo la maestra Peppina, eh. E ve ne pentirete. Ve ne pentirete, ve lo assicuro. Io vi lascio fare il cazzo che volete. Intanto me ne vado però, ecco. Bene. Ha resistito anche fin troppo, evidentemente. Va bene, è chiaro quello che dobbiamo fare. Portare lo sgabello. Ah, non è uno sgabello, ammazza che c'è cata, ragazzi. È un barattolo. E arrampicarci. Ok. Probabilmente no. Probabilmente no, non posso raccoglierlo questo, vero? A quanto pare no. Va bene, troveremo qualcos'altro allora per premere quel bottone. D'accordo, noi siamo persone che si adattano, vero Gino? Certo. Oh, interessante. Già l'ho visto l'oggetto di interesse. Almeno credo sia quello. Attenzione. Op. È quello, ragazzi, è quello. Dobbiamo usare quello. Intanto attaccarci al cappio. Opla. E usare, ovviamente facciamo piano, no? Dovesse fa che arrivi la cara Giuseppina, Ina Ina. Lo butto di sotto. Bello il rumore. Il rumore che ha fatto splat. Fa splat, ma là non ci arriverò mai adesso. Come scendo? Lo sapevo. Minchia che botta di culo, regà. Che botta di culo immensa. Si è aggrappato lì. Bravo Gino. Bravo Gino. Hai fatto proprio un grandissimo lavoro, Gino. Ti adoriamo, Gino. Eccolo qua. Mi va di toccare un bel cervello. Come l'hanno reso bene. Così disgustosamente gelatinoso. Ok, ragazzi, fa veramente senso. Posso essere sincera con voi? Certo. Fa veramente senso, è orrendo. T
Tieni a posto il tuo lurido collo. Stronza. Che sta a fa? Minchia ragazzi, come batte il cuore. Ok, stiamo buoni. E quatti qua. Che starà facendo, cacchio? Quello è un bisturi. Ok. Non ti azzardare ad allungare il tuo stupido collo, eh. Io sinceramente non so se aspettare o avventurarmi, perché non so se tornerai indietro. La stronza. Ho il terrore, ragazzi, ho il terrore che lei possa riallungare il suo schifosissimo collo. Che mi ha appena salvato. Boni, non hai sentito niente. Tu non hai visto niente. Guardate quanti animali viviseziona sta stronza. Brutta schifosa. Ok, ragazzi, calma. Perché bisogna andarci veramente cauti con Peppina. Piano. Mi sa che non conviene correre. E non so se è consigliabile adesso passare di qua senza che lei ci veda. Io ci provo, eh. Ok. Strano ma vero, non ci ha visto. C'è un piede dentro quel barattolo. Va benissimo, guarda, va benissimo. Ok, ma cosa devo fare? Perché la porta qua è chiusa. Devo salire sui tavoli. Ma voi siete folli. Voi avete qualcosa che non va nel cervello, signori. Perché devo entrare in quella finestra. Quindi devo in qualche modo salire su questi tavoli. Ok, e credo di aver capito anche come. Ah, oddio ragazzi, non mi piacerà questa cosa. Già lo so, non mi piacerà. Ecco qua. State buoni, perché forse se stiamo all'ombra. Sì, metti a posto cuore, fegato, polmoni, intestino, diarrea. Oddio, no, adesso mi vede. Girati, prego, grazie. Ci fai un gran favore se te ne vai a fanculo. Boni, ragazzi, è un momento dannatamente delicato. È un momento dannatamente delicato. E io me sto letteralmente a cagà sotto, signori. Letteralmente, il piede mi proteggerà. Io vado. Di certo non l'aspetto, sta stronza. Il problema è che adesso arriverà di qua, di sicuro. Oddio, muoviti. Ok. Siamo arrivati sani e salvi. Almeno stavolta dall'altra parte senza farci beccare una volta. Almeno. Aia che botta. Non è che qua posso aprire per caso? C'è qualche segreto? Qualcosa? No, giochierina. I tuoi tentativi di far vedere che scopri qualcosa sono puramente inutili. Lascia perdere. Ok, io nel dubbio mi armo, però... Io... Ouch! Avevo dimenticato il dettaglio delle trappole, sinceramente. Oh, via! Ma cazzo, Gino! Minchia quanto è lento Gino, ragazzi, quando ci si impegna, eh. Boni. Ok, adesso, ecco, arrivano gli altri. Che culo, ragazzi, che culo. Che culo, il secchio ha colpito anche l'altro. Oh no, ma che sfiga di merda. Ha colpito il banco e non il ragazzino. Avevo avuto una fortuna che colpisse pure l'altro. Il secchio. Ma vaffanculo. Questo è l'episodio dei fallimenti. Assolutamente. Proprio oggi. Oggi va la grandissima.
pace interiore. Pace interiore. Non si scomponga, giocherina. Ecco. Vedete, prima avevo avuto la fortuna che il secchio colpisse anche l'altro ragazzino. Adesso, ovviamente no. Ok. Ce n'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Che ne vuole un po'? Ne ho per tutti, ragazzi, davvero. Ma posso lasciarlo questo? Va bene, io me ne vado. Ah, porco dinci, no! Ma la sfiga nera mi perseguita! Che cacchio, ragazzi. Ok, meno male. Mi fa riprendere da qua. Magra consolations. Arrivo, ragazzi, Non temete. Ne ho davvero per tutti voi. Ecco, uno. E ne ho pure per te. Tre. Ma che cazzo, raga. Minchia, che odio. Hanno fatto apposta a fargli fare quell'esitazione prima che t'attacchino. L'hanno fatto apposta, i bastardi. Lo so che l'avete fatto apposta. Erano lì, tutti intorno a un tavolo, che ragionavano fra di loro. Come, cosa possiamo trovare per far smadonnare facilmente i giocatori? Facciamogli esitare prima di attaccare, così che loro attaccano, ma il bambino è ancora troppo lontano per far sì che tu lo colpisca. Ah, bravo Gino. Uno degli sviluppatori si chiamava Gino. Zio, porco dinci. Ecco qua, te pareva. Ma allora me le cerco pure io, però. E che cazzo c'ho nel naso che mi pizzica? Pure io me le cerco, signori, pure io me le cerco. Ma questo è il pezzo dello smadonnamento. Questo capitolo l'hanno chiamato così. Il capitolo dello smadonnamento, così l'hanno chiamato, vero? Sì, secondo me sì. Secondo me sì, l'hanno chiamato così. Il capitolo dello smadonnamento. Praticamente, ok, cerchiamo di andare un po' più velocini, perché se no... Ok, adesso sbuca da là. Ah, mi fai pure le linguacce, pezzo di merda. Vieni qua pure te. No! Ma perché può essere così dannatamente complicato quando non lo è? Accidenti! Quando non lo è! Che cazzo! Veramente non capisco, ragazzi. Posso essere così imbranata? Cioè, io non capisco. Su, viecce pure te, dai. Ok, c'è qualcun altro. Io immagino che fino a quando ci sarà questa musica. Adesso io di quello di cui mi sto preoccupando è se c'è qualche trappola. È una ciappola. Questa è una trappola di sicuro. Ciao. Ma mi serve pure qua. Ma allora siete dei bastardi. Che trappola sarà, ragazzi? Ok. Mi chiedevo se sarebbero arrivati. Vabbè. Ok, niente, ragazzi. Oddio, Six, è lei! Che le state facendo, brutti maniaci? No, troppo, che tempismo di merda che ho. E non mi smentisco mai, porca vacca. Six, ti libero io, Six. Dov'è il martello? Che cazzo te pareva? Porina. Minchia, l'hanno appesa per i piedi come un salame a essiccare. Ma che è? Ma così ci si comporta? Bestie, siete delle bestie. Una bestia contro il calcare. Vieni qua, merdina. Vieni qua, merdina. Che cazzo. Ok, ci siamo? Ci siamo. Ok, molla, mollalo pure. Six, sono desolato, veramente, ma... ti giuro che ho cercato di fare di tutto per... Ok, lo devo spaccare col martello, immagino. La spiacci, caro, con un martello! Esatto. Sta calma, Minchia, che volo. Poverina. Six? Ok. Oh... Sono io. Poverina. Me l'hanno maltrattata i bastardi. Minchia, ve la farò pagare. Merde. Da notare la musica,
Forza Six, ho bisogno di te. Forza, forza, forza. E su. Su. Ok. Andiamo. Andiamo piccola, adesso siamo di nuovo insieme. Siamo ancora all'interno della scuola però, se mi sembra di capire bene. Purtroppo sì. E qual quadra qui non cosa come al solito. Come al solito. Ma quanto deve essere forte per sollevare un piano senza fare la minima fatica. Io Six ti consiglierei di spostarti, perché credo, ecco, lo stavo per dire, di capire quello che sta per succedere. Ma lo devo fare di nuovo. Io capisco che c'è una certa soddisfazione. No. Ok, dobbiamo... dobbiamo arrampicarci. Io pensavo dovesse sfondare direttamente il pavimento. Che figo, oppure l'effetto del piano. Aspetta. Op. Ok. Insieme. Wow. Ops. Dite che se ne sarà accorto qualcuno. La domanda sorge spontanea, direi. Fatto sta che qua ci serve una chiave. Avevo capito bene, bisognava sfondare il pavimento. Che è sto rumore? Ah, Six, mi aiuti te, giustamente. Vado io, vado. Andiamo, hopla. Aspettami, oddio. Ok, in questo caso suppongo che non dobbiamo farci... Ma che gli stai a fa? Ok, Bonnie. Chiave prima. Forse era meglio prendere prima la spranga. Grande Six. Sei un genio. Sei un genio, Gina. Ecco fatto. Grande Gina. Grande Gina. Davvero grande Gina. Ma perché ci sono tutti questi pianoforti spiaccicati? Non mi è chiaro. Il punto è che... Ah, solleviamo? 1, 2, 3. Allora, perché non l'abbiamo fatto pure prima? Non ho capito. Passo. Perché non l'abbiamo fatto pure prima? Vabbè, non fa niente. Dettagli che possono essere tralasciati. Andiamo, va. Che è meglio. Perfetto. Allora, spero... fanno anche lezioni di musica. Che bravi. Dove vai, Six? Dove vai, Six? Sta buona, Six? Vieni qua, Six. Perché si entra... Ok. Six, spostati. Spostati, Six, che t'ammazzo pure a te. Sono dettagli. Gli ha spappolato la testa con le mani nude. Ma sono dettagli, no? Effettivamente. Ammazza che botta. Sono dettagli. Ok, basta tirare il cassetto. Gino! Bravo Gino, andiamo Gina. Ok. Io comunque non farei tanto casino. Perché sinceramente, Six, io penso che davvero tu non vorrai conoscere la maestra Peppina. Perché nessuno ci terrebbe a conoscerla, a incontrarla, a sapere anche solo che esiste, guarda. Quindi già solo il fatto che tu sappia che esiste può essere una cosa abbastanza traumatica. E non te dico perché. Fidati solo della mia parola, ok? Bene. Io vado, Tu spostati, non so perché devo buttarlo di sotto, ma fa niente. Perché l'ho buttato di sotto? Ah, così si può arrampicare. Geniale, bravo Gino. Su, su. Ah, mi devi aiutare per forza te. Dai, forza. Opla, ecco fatto. Andiamo, va. Chissà perché non sono tanto curiosa di scoprire cosa c'è dall'altro lato, ma... Ma fa niente, noi siamo temerari.
Ok, questo è un problema. Ci sono dei momenti in cui lei smette di suonare. E questa è una gran cattiveria, ragazzi, perché potrebbe succedere quando meno te lo aspetti. Purtroppo. Una gran cattiveria questa. Calma, calma e concentrazione, calma e concentrazione. Possiamo farcela. Non so a cosa serva questa carrucola, ma la attiveremo. No, 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 deciditi, Gino. Boni, Boni. No, cazzo. Mi devo pure sbrigare quando lo faccio. Forza! Forza! Vai, Six. Dove va? Six, salta li mortacci tua. Che fa? Ah, ma rimane bloccata. Ok, ok. Pensavo tornasse su, sinceramente. Ma non devo tornare su da qua? No. Ok, questa è una grandissima carognata, signori. Come cazzo torno su? Lo devo spingere, per forza. Ok, questo sì lo sentirà, eh. Boni. È come se è ansiogeno, eh. Ma cazzo, dai. Ma mi si è bloccato. No, no, no. Mi si è bloccato. Mi si è bloccato, regà. Ma le sfighe tutte a me. E merda. Era l'unico modo, ragazzi. Mi si era buggato li mortacci sua. Ma porca vacca, ragazzi. Che palle, ragazzi. Le sfighe tutte oggi, eh. Ok. Ma non posso tirarlo anche? Ah, ok, posso. Ma perché non vorrei risuscitasse lo stesso di prima. Ok. Vai, forza, forza, forza. Che almeno posso direzionarlo, perché sennò, ragazzi, è un guaio. Oh, ok. Ci siamo. Torniamo su. Fermi, zitti, zitti. Ok, andiamo. Non facciamo rumore, per l'amore del cielo, grazie. Forza, su, su. Ah. Oddio, oddio, oddio. Oh, spingi, cazzo. Oddio, no, no, no. Via, 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 via. Corri, Gino. Quanto cazzo le si allunga il collo? I mortacci sua. Fatto sta che siamo usciti dalla scuola. E piove. È come se piove. Cavacca.
È stato alquanto terrificante? Sì. Ne sei rimasta per caso anche la solo lontanamente traumatizzata? Ma certo! Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Tutto questo background così, bellissimo. La città, sti palazzi come se fossero incurvati, come se fosse tutto deformato in qualche modo. Continuiamo a trovare vestiti, ragazzi, così totalmente abbandonati. Aspetta, dobbiamo spingere questo. Aiutami, Six. Spostiamolo. Eh no, cioè, però c'è... Ah, possiamo passare di qua, forse? No. No, 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 no. Non è qua sotto che dobbiamo andare. Ma il coperchio lo si potrà chiudere in qualche modo. Per forza. E che cazzo, però, se mi cadi, Gino. Sono caduta. Ci son caduta dentro. Qual quadra non cosa. Proviamo a spingerlo dall'altra parte. Però era già di qua. Era già attaccato qua. E allora devo fare qualcosa per poterlo chiudere. Io non credo di dover tornare così indietro, però. No, è impossibile. No, qua non c'è niente che ci serve, ragazzi. Ammazza come piove. Aspettate, ma posso tirarlo anche verso di me? Oltre che a sinistra e a destra. Forse a Six. Sì, ok, perfetto, sì. Dai. Ma dai, che puoi tirarlo più di così. Ah no, non c'è più spazio, le mortacci sua. Proviamo a tirarlo adesso. Ma no, si bloccherà lo stesso. E si blocca lo stesso. Che strano, ragazzi. Cioè, cazzo, no, spingetelo da qua, dico io. Spingetelo da dietro. Non lo so, ragazzi, più di così sta merda non va. Immagino. Anche perché non salta lui dal bordo. Niente, più di così indietro non va, porca vacca. Io che pensavo di aver trovato la soluzione. Ah! No, ragazzi, ci deve essere qualcosa lì che mi sta sfuggendo. Ci deve essere qualcosa lì che posso fare che mi sta sfuggendo. Perché non credo che si possa tornare indietro a tal punto per dover prendere qualcosa per sbloccare questa situazione qua. Non credo. C'è qualcosa che posso fare che mi sta sfuggendo, ma non capisco cosa. Vabbè, ragazzi, allora purtroppo vi avevo detto, ho poco tempo per registrare quest'oggi, quindi non posso risolvere questo enigma oggi. Magari mi darete qualche indizio voi nei commenti per poter procedere. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.